Allora, questo è il secondo video che tratta dell'utilizzo delle scale pentatoniche nella cadenza 251. Per cui chi fosse interessato a questo tipo di contenuti si vada a rivedere il video precedente, si iscriva e metta un like di cortesia. Ora, noi siamo sempre nella tonalità di Do maggiore, abbiamo sempre il Re minore. Il Do, il Sol 7 e il Do Major 7. Nella fattispecie oggi utilizzeremo questi accordi. Il Re minore nona, il Sol settima alterato in tutte le sue possibilità, come abbiamo già espresso nel video precedente. E poi per l'accordo finale risolviamo su un Do sesta nona, diesis su undici. Quindi suona così. Ok, allora, cosa suoniamo sopra questo Re minore nona? Suoniamo una scala pentatonica che comprende la tonica, la fondamentale Re, la nona, la quarta, la quinta e la settima. Nella fattispecie la pentatonica di La minore che troviamo comodissima in questo box. Sul Sol alterato suoniamo, come già nel video precedente, la pentatonica un semitono avanti, ovvero una scala che ci rispetto all'accordo di Sol settima ci fa suonare la nona bemolle, la nona diesis, la diesis 11, diesis 5 e la settima minore, ovvero la pentatonica di Si bemolle minore che troviamo comodissimo spostando un semitono avanti la pentatonica di La che abbiamo visto prima. Riguarda invece l'accordo di Do sesta nona diesis 11 che ha questo suono molto aperto, molto interessante per risolvere la cadenza. Per questo accordo utilizzeremo una scala pentatonica che ci consente di far risuonare per esempio la sesta, la settima maggiore, la nona, la terza maggiore e l'undicesima diesis, ovvero la pentatonica di Si minore. Questo a suffragare la nota teoria per cui ciò che per gli altri strumenti è estremamente difficile, sulla chitarra diventa facile e naturale, ovvero si tratta di utilizzare tre scale pentatoniche a distanza di un semitono ascendente l'una dall'altra sui tre accordi della cadenza 251.